Cari amici del For Shooters, porto d'armi da difesa e trasporto di contanti. Interessante sentenza del Consiglio di Stato. Nella videolezione di oggi vedremo la sentenza del Consiglio di Stato numero 441 del 2021. Come sempre partiamo dai fatti. La materia è diritto delle armi della pubblica sicurezza, l'ambito è quello del porto d'armi da difesa ed uso non obbligatorio di metodi di pagamento alternativi al contante. Normative di riferimento, articolo 42 del TURPS. Tizio, amministratore delegato di un'importante azienda che commercia pelletteria per calzature, risulta essere titolare dal 1991 di porto di pistola per difesa personale. La professione che svolge infatti gli permette di incontrare tanti clienti che scelgono, in modo assolutamente legale e legittimo, di pagare la merce in contanti. Questo costringe poi Tizio a rientrare in azienda con una ingente quantità di denaro addosso, esponendolo ovviamente al pericolo di subire rapine o addirittura peggio. In sede di rinnovo, l'amministrazione, in questo caso la prefettura, sostiene che Tizio possa sostanzialmente ovviare al problema dell'ingente somma di denaro che si troverebbe costretto a trasportare seco utilizzando tutta una serie di modalità di pagamento alternativi predisposti dal sistema bancario. Tizio ovviamente non ci sta e decide di impugnare il provvedimento di diniego di rinnovo del porto d'armi con le motivazioni che di seguito andremo ad elencarvi. I motivi e l'accoglimento del ricorso. Vediamo insieme in che modo Tizio decide di proporre ricorso verso il provvedimento di divieto di rinnovo del porto d'armi da difesa. Secondo Tizio non sarebbero stati indicati dall'amministrazione nuovi elementi fattuali o nuovi criteri valutativi a giustificazione del mutamento di indirizzo. Deduceva inoltre Tizio il fatto che l'esistenza di forma alternativa al pagamento di contante non può determinare la cessazione delle esigenze di difesa dell'incolumità personale. Tra le altre cose, l'amministrazione, imponendo di fatto metodi di pagamento alternativi, andrebbe contro due principi certamente fondamentali. Prima di tutto la libera iniziativa dell'individuo, la quale, seppur comprimibile di fronte ad esigenze di maggiore rilevanza, come ad esempio la pubblica sicurezza, non può in alcun modo essere totalmente estinta, stante quindi l'obbligo anche per l'amministrazione di emettere comunque delle valutazioni che siano bilanciate dal punto di vista degli interessi in gioco. Sarebbe poi da considerare sostanzialmente non legale anche l'obbligo imposto indirettamente a Tizio di non accettare pagamenti in contanti. L'articolo 693 infatti del Codice Penale punisce chi non accetta moneta avente corso legale. Il TAR deciderà quindi di dare ragione a Tizio, sostenendo che le sue motivazioni sono da considerarsi pienamente legittime. Avverso però la sentenza di accoglimento del TAR propone ricorso al Ministero dell'Interno al Consiglio di Stato, ma udite udite, il ricorso del Ministero dell'Interno verrà totalmente rigettato. La sentenza del Consiglio di Stato. Come anticipato, il Consiglio di Stato darà torto al Ministero dell'Interno. Vediamo insieme come hanno ragionato in questo caso i giudici. Nella sostanza possiamo affermare come il Consiglio di Stato ha sottolineato che l'adozione di sistemi di vigilanza privata rappresenterebbero un onere ingiusto nei confronti di Tizio, il quale si troverebbe in maniera irragionevole a dover pagare un sacco di soldi per pagarsi le guardie del corpo. Questa imposizione, non proprio velata, avanzata dal Ministero dell'Interno, viene quindi totalmente respinta da parte del Consiglio di Stato. Inoltre, anche l'imposizione di sistemi di pagamento alternativi sarebbe da considerarsi illegittima, stante il fatto che sotto alcune cifre, tra le altre cose, non sono nemmeno obbligatori. In sintesi, quindi, il Consiglio di Stato ha stabilito che l'amministrazione non può in alcun modo trincerarsi dietro il semplice obbligo di uso di sistemi di pagamento alternativi o l'uso di sistemi di vigilanza addirittura privata, rappresentando il primo un'imposizione che profila anche aspetti non propriamente legali, si contravviene sostanzialmente all'obbligo imposto dall'articolo 693 del Codice Penale, e l'altro un obbligo di spesa gravoso ed ingiusto.